Ciao, sono Carlotta. Ciao, sono Marco e oggi vi spieghiamo come fare i crostini toscani alla crescenciccia. Crescenciccia, cioè? Cioè salsiccia e crescenza. Non è tanto difficile, no? E in più ci serve il pane per fare i crostini, olio, sale e pepe. Taglio il pane? Sì, taglia il pane. Io intanto farò il miscuglio che ci serve per fare i nostri crostini. Ora spiego la salsiccia e poi aggiungo la crescenza. Ora possiamo mescolare il nostro impasto. In questo caso la nostra crescenza era particolarmente densa, quindi aggiungiamo un pochino di olio, così ammorbidiamo. Volendo anche dell'acqua, in piccole dosi e poco alla volta. Pepe? Assolutamente. In questo caso la nostra salsiccia è abbastanza salata, quindi non aggiungeremo altro sale. Se però la vostra fosse più delicata, basta assaggiare l'impasto e aggiustare. Ho preso una riccarda. Ok, ora prendiamo i nostri crostini senza spalmarli e li mettiamo nel forno a dorare. Un filino d'olio. Bene, i nostri crostini sono ben dorati, quindi possiamo procedere a spalmare. Va bene. Crostini spalmati, ora li mettiamo in forno. Tutto pronto, ora non c'è altro da fare che mettere un pochino di pepe e mangiarseli.